Il quadro più famoso di Diego Velázquez è... L'avete già capito, la scena è piena di sorprese. Vediamolo insieme. Ma prima vi mostro la mia collezione. I tuoi disegnini li sanno fare anche i bambini. Diego Velázquez non mostra ciò che sta vedendo, ma ciò che vedono il re e la regina mentre lui, in piedi, con il pennello e la tavolozza, li sta dipingendo sulla grande tela a sinistra. Per questo l'infante Margherita, la bambina bionda dal vestito chiaro e le sue damigelle non sono in posa, non sono loro i soggetti del quadro. Eppure, anche se il re di Spagna Filippo IV e la moglie Marianna d'Austria stanno al di qua del dipinto, riusciamo comunque a vederli. Sono riflessi nello specchio in fondo alla sala, come in quello dei coniugi Arnolfini. Tutte le corti d'Europa hanno il loro pittore ufficiale, incaricato di eseguire i ritratti della famiglia reale e del suo seguito. Alla corte del re di Spagna Filippo IV c'è appunto Velázquez, che ricopre questo ruolo per 38 anni, cioè dall'età di 23 anni fino alla sua morte. Viva la vita!